Grazie. Ma a nome del Movimento 5 Stelle e anche e soprattutto a nome, cioè anche a nome di un cittadino che ha dedicato 6 mesi a scavare in questa vicenda, con una grande quantità di lavoro, cercando semplicemente di ricostruire quello che era successo. Io considero una vergogna il fatto che non si possa discutere pubblicamente, apertamente, assumendosi ognuno le proprie responsabilità, le responsabilità di quello che dice, di una vicenda così pesante che ha determinato un danno così grave e uno scandalo in tutta la città e che peraltro è già stata tranquillamente passata da qualcuno dei partiti qui presenti ai giornali amici per far uscire le parti che interessavano e non magari quelle che non faceva comodo che uscissero. Credo che la politica dovrebbe avere il coraggio di parlare in pubblico anche di quello che non ha funzionato e di dimostrare ai cittadini che si può anche intervenire per correggere quello che non ha funzionato e non soltanto cercare di evitare che si parli di questo e si parli di quello. Per questo motivo anche il nostro gruppo non parteciperà a nessun tipo di discussione segreta, quindi noi lasceremo l'aula nel momento in cui la discussione verrà segretata e ritorneremo quando la discussione sarà pubblica, come dovrebbe essere. Grazie.